C'era profumo di coraggio e di rinascita a Concordia sulla Secchia questa mattina, mentre i commercianti e le bancarelle si preparavano ad accogliere i primi visitatori della Fiera di Ogni Santi. Profumo di orgoglio, quello di un paese colpito ormai 7 anni e mezzo fa da due violente scosse che hanno messo in ginocchio la sua architettura e la sua economia, ma che non si è arreso e oggi guarda al futuro con la certezza di poter contare sulla forza della sua gente. Emblema di questo nuovo inizio, la rassegna fieristica inaugurata proprio oggi, che non si fermò nemmeno in quel terribile 2012, nonostante le lacrime e le macerie. Per Concordia è l'evento storico per eccellenza, è il momento in cui si riprendono gli scambi commerciali e soprattutto è un momento di forte comunità e che nemmeno il sisma del 2012 ha fermato. Anche in quell'anno è stata svolta la fiera e ininterrottamente viene ne svolta il 1° novembre nel centro storico e che è il cuore del nostro essere comunità. Questa fiera rappresenta per il paese la nostra storia, i nostri ricordi, la nostra vita. Nonostante che questo sia ancora un comune terremotato, ci stiamo rialzando, le opere stanno andando avanti, non abbiamo mai tralasciato le nostre tradizioni, come la fiera di Concordia, e quindi nonostante tutto andiamo avanti ed è per noi un grosso vanto questa fiera. Presenti all'inaugurazione anche il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e l'assessore regionale alla ricostruzione post-sisma Palma Costi, che hanno fatto il punto sugli interventi sul territorio. La ricostruzione privata, grazie all'impegno del comune, è in fase di completamento ed ora è tempo di guardare alla parte pubblica, anche se una delle priorità della regione è stata e resta la ricostruzione della comunità e delle piccole attività imprenditoriali. Una delle ultime azioni che abbiamo fatto è stata quella proprio di mettere tante risorse, alla fine saranno quasi 50 milioni di risorse su 30 comuni, proprio per la rivitalizzazione delle attività, finanziamenti che arrivano direttamente a quelle attività che vogliono rientrare nei centri, che vogliono ripartire oppure attività nuove che possono partire. Quindi questa è una ricostruzione che continua. Non abbiamo finito, ma credo che la quantità di gente, la quantità di operatori che oggi sono presenti a Concordia dimostrano come uno dei primi risultati, che è l'orgoglio emiliano, che è la capacità delle nostre persone di tirarsi sulle maniche, di ricostruire non solo la parte fisica, ma anche la comunità, sia una grande realtà. Nonostante un terremoto che è stato il secondo più disastroso nella storia d'Italia, con 14 miliardi di euro di danni, e questo è uno dei comuni più colpiti, qui davvero si è ripreso qualcosa di importante, cioè la vita sta tornando esattamente quella di prima, con la ricostruzione ormai di tutte le scuole, il recupero di questo bellissimo parco, 9 famiglie su 10 che vivono già nelle case dove abitavano prima, il lavoro che oggi vede nella zona colpita dal terremoto, 22.000 posti di lavoro in più di prima e le imprese che non solo non se ne sono andate, ma addirittura qualcuna in più che si è aggiunta. È merito di tanti, è merito di tutti, degli imprenditori con i loro operai, dei sindaci, della protezione civile, del sistema di sanità pubblica, della polizia locale, delle forze dell'ordine, di tanti cittadini che hanno voluto dare una mano, perché la gente che vive qui solitamente si lamenta poco, ma è capace di rimboccarsi le maniche. Noi volevamo essere qui perché siamo tornati poche settimane fa, dopo 9 anni sotto al 5% di disoccupazione, ma vogliamo dire a Concordia che fino a che l'ultima pietra non sarà tornata esattamente da dove era caduta, noi continueremo a lavorare per questo.